due mani intrecciate, una colomba, un abbraccio, un pianeta ricco di colori e costellato dalle bandiere di ogni nazione, un muro divisorio tra due mondi abbattuto dalla forza dell'amore, tanti modi espressivi, tante immagini differenti, un unico, universale concetto di pace. Sono i disegni dei ragazzi delle scuole della Valdaso che, sotto la guida delle professoresse Annarella Ficcadenti e Cristina Lanotte, hanno partecipato alla 27esima edizione del concorso internazionale Un poster per la pace, organizzato dal distretto locale dei Lions Club Valdaso. Una gara di creatività a cui prendono parte ogni anno milioni di bambini, che incoraggia i giovani di ogni continente a riflettere sul concetto di pace ed esprimerne la propria visione tramite l'arte e il disegno. Il poster della pace è una di queste cose che viene fatta a livello mondiale come organizzazione, perché coinvolgono i bambini delle scuole, ai quali diamo la possibilità di esprimersi e di elevarsi per poter poi essere uomini del domani. D'altronde, se non investiamo nei nostri figli e nei nostri nipoti, noi non abbiamo futuro. Gli scopi del Lions International sono proprio quelli di avvicinare i popoli del mondo con la comprensione internazionale, no? Quindi con la solidarietà, la pace, la difesa dei diritti dell'uomo. E quindi premiare questi ragazzi che hanno voluto esprimere la loro visione di pace significa proprio operare nel senso proprio della comprensione fra i popoli. Noi siamo felici questa sera che ci siano insegnanti, penso soprattutto ragazzi, che hanno lavorato in questo senso. Poi ci sono le premiazioni a vari livelli, a livello di club, a livello distrettuale, a livello nazionale, a livello internazionale. Io ho partecipato alla premiazione internazionale proprio all'ONU, al Palazzo delle Nazioni Unite, quindi è un'iniziativa molto bella. Alla fine i disegni dei bambini da un capo all'altro del mondo rappresentano comunque sempre lo stesso concetto di pace o sono diversi? Sono molto diversi formalmente, ma nella sostanza colgono nel segno, che è quello proprio della comprensione, quindi della travalicare le differenze, no? Di razza, di etnia, di religione. E proprio io ho visto molti lavori diversissimi, ma proprio che hanno centrato appieno questo tema. Lo scorso 23 dicembre, presso il Teatro Comunale di Altidona, si è svolta la cerimonia di premiazione dei ragazzi classificati nelle prime tre posizioni di ogni scuola, nonché dei vincitori assoluti di tutti gli istituti della Valdaso. Si tratta di Sara Murri, prima, e Pierpaolo Speranza, secondo, della scuola media di Monterubiano, e Yasmina Azzuzzi, terza, dell'istituto di Montottone. Sara e Pierpaolo, rispettivamente primo e secondo classificato assoluto di questo concorso. Sara, ti è stato chiesto di disegnare la pace e tu cosa hai pensato? Allora, ho pensato di rappresentare un uomo che piange come la sofferenza nel mondo e questa sofferenza poi si è restaurata con le azioni buone che l'uomo può fare nel mondo, e queste azioni possono poi generare la pace tra le nazioni, e l'ho rappresentato come una bambina che abbraccia il mondo e lo protegge. E tu invece, Pierpaolo? Io invece ho fatto un disegno in cui c'erano due alberi con sopra delle case e intorno delle persone, che da una parte l'albero era bruciato perché le persone erano molto arrabbiate e quindi avevano bruciato l'albero e desertificato il terreno. Invece dall'altra parte erano molto fioriti e era molto bello, cioè gioioso. E poi dopo però in mezzo c'era un muro che divideva i due alberi, però attraverso un buco l'albero buono poteva far fiorire l'albero bruciato.
Le loro opere sono ora a New York, insieme a quelle degli altri bambini selezionati in tutto il mondo per partecipare al contest internazionale che decreterà i vincitori assoluti. Gli altri disegni, in mostra durante le festività natalizie presso la Sala del Comune di Petritoli, sono stati donati agli istituti scolastici della Val d'Aso, dove verranno conservati ed esposti. I ragazzi hanno dimostrato una preparazione e una visione del domani che a noi manca. Noi come Lions Club Val d'Aso stiamo promuovendo l'eccellenza della Valle dell'Aso, ma soprattutto stiamo promuovendo i giovani come il nostro futuro e come è giusto che sia. Noi ci siamo impegnati a mettere appunto in evidenza il patrimonio del culturale dei piccoli, la capacità di esprimersi con l'immagine. Ci siamo proprio trovati in difficoltà nel valutare chi diciamo il migliore, perché effettivamente ognuno potrebbe essere primo in assoluto. La serata di premiazione è stata l'occasione per presentare alla cittadinanza 5 nuovi soci entrati a far parte dei Lions Val d'Aso: Enrico Lanciotti, Dania Cataldi, Leopoldo Gregori, Salvatore Bello ed Ercole D'Ercoli, sindaco di Campofilone. È uno dei club più importanti al mondo, anche per numero di iscritti, che si è calato alla perfezione sul nostro territorio. Devo dire che nell'ultimo periodo si hanno dato un'apertura veramente importante, sia per promuovere, ma per far conoscere e per valorizzare il nostro territorio. Quindi credo che il supporto che noi amministratori possiamo dare a questa organizzazione, che è un'organizzazione di volontariato sostanzialmente, non possa che far bene al nostro territorio. Un'attività continua, competente ed incisiva, quella svolta dai Lions sul nostro territorio, espressa attraverso svariate iniziative culturali, sociali e ambientali in favore della comunità e dei cittadini, ma anche una forte attenzione al resto del mondo, ispirata dallo spirito lionistico di servizio e comprensione dei popoli. Sindaco del comune ospite, Enrico Lanciotti, un'importante iniziativa, quella dei Lions, è una presenza anche fondamentale per i piccoli comuni e per la Val d'Aso. Ma sicuramente una grande esperienza, ringraziamo infatti i Lions per il coinvolgimento di tutto il territorio della Val d'Aso in queste loro iniziative, ai quali va riconosciuto sicuramente l'impegno nel divulgare importanti valori come quelli della pace, in questo caso per la manifestazione di oggi, ma di diversa tipologia. Noi siamo orgogliosi di poter ospitare queste iniziative. È importante anche per i vostri ragazzi, le vostre scuole, che così possono subito confrontarsi con una realtà internazionale quale quella dei Lions. Esatto, iniziare a coinvolgere i ragazzi con le forme di associazionismo che sono presenti sul territorio, che tanto si impegnano per il bene del territorio stesso. Col presidente del Lions Club Val d'Aso, una serata importante, 5 nuovi soci e i premi a questi bambini che hanno dato la loro rappresentazione della pace. Una serata speciale per i Lions, un club molto attivo e ha veramente numerose iniziative qui in Val d'Aso. Sì, come Lions Club Val d'Aso e come presidente io ho preso un impegno molto importante in questo mio anno di presidenza, è quello un po' di far crescere questo club che è di giovane costituzione. L'obiettivo è di coinvolgere e valorizzare tutti i comuni della Val d'Aso, tutti i comuni che fanno parte di questo territorio molto importante e che nasconde molte eccellenze. Quindi l'attività dei Lions è appunto questo, è quello di creare attività itineranti e quindi degli eventi spostati comune per comune, affinché riusciamo appunto a far conoscere questo nostro territorio e a coinvolgere nuovi soci, perché come abbiamo detto durante questa cerimonia, i nuovi soci sono la forza di un club, di un Lions, quindi tecnicamente più forza permette di dare poi servizio all'esterno e alle persone che sono meno fortunate e che vivono sul territorio. Per quanto riguarda il poster della pace, sono veramente soddisfatto di come è andata, della partecipazione di tutte le scuole, dei ragazzi che veramente hanno partecipato con un grande impegno e con uno spirito veramente molto molto importante. Quali sono gli obiettivi che si pongono
I Lions a livello internazionale sono veramente molti e hanno a che fare prima di tutto col service di cui si occupa, che è quello della pace. Allora, è chiaro che abbiamo un numerosissimo obiettivo a livello internazionale attraverso i service che noi facciamo in tutto il mondo. È chiaro che ogni anno ci sono dei service particolari. Quest'anno il nuovo presidente internazionale, che è un americano, si chiama Joe Preston, ha lanciato un tema service importantissimo. Il tema è, lo dico in italiano perché in inglese sarebbe un po' complicato, rilanciamo l'orgoglio Lions. Che significa questo? Significa che noi Lions dobbiamo di più aprirci all'esterno per farci conoscere maggiormente, perché facciamo tante di quelle iniziative molto spesso non ricordate. È il motivo per cui noi siamo riconosciuti come l'associazione che opera meglio a livello mondiale. Noi abbiamo avuto questo riconoscimento, siamo i primi che nel rapporto del denaro che raccogliamo e dei service che facciamo, quindi che lo restituiamo a chi ha bisogno, siamo i primi, perché praticamente restituiamo tutto quello che raccogliamo, cioè non teniamo nulla per noi, anche per la nostra attività. Noi lavoriamo volontariamente a livello mondiale e quindi facciamo questa iniziativa. Quest'anno ci sono dei service anche particolari, per esempio quello di venire incontro, vista la crisi che esiste a livello mondiale, soprattutto nei confronti dei bambini che si trovano in particolari condizioni disagiate, le familiari, degli anziani, e sempre anche queste categorie abbandonate, e anche delle cosiddette donne, per il particolare momento che stiamo vivendo. Quindi, come l'altro service molto importante, è quello di poter, partecipando all'Expo nazionale, quindi diffondere il discorso che riguarda come dobbiamo nutrirci e nutrirci meglio, quindi non soltanto mangiare, ma mangiare anche bene. E proprio su questo argomento passiamo la parola a chi lo sta seguendo da vicino, Giuseppe Capretti, che si occupa del Service Expo 2015 Nutrire il Pianeta. Quali sono i progetti dei Lions sotto questo punto di vista? Allora, sotto questo punto di vista noi dobbiamo divulgare una cultura della salute, soprattutto, e del mangiare mediterraneo. Cioè, noi molte volte siamo tentati di essere un po' degli stranieri, nel senso del sushi, di altre cose, che però non ci riguardano come realtà nazionale. Noi abbiamo dei prodotti eccezionali che ci consentono di essere uno dei primi paesi con un'alta età avanzata dei nostri abitanti, quindi vuol dire che la longevità si acquisisce anche attraverso quello che mangiamo. E per far questo noi siamo dovuti uscire dai nostri club e andare proprio nei posti deputati per queste situazioni, e la prima che abbiamo fatto il 4 settembre scorso alla fiera di Castel di Lama. È una fiera che sta crescendo moltissimo, tanto è vero che in 3 giorni arrivano 50.000 persone. Abbiamo fatto un convegno con 14 club di tutto il distretto e devo dire che c'è stato un grosso ritorno, anche perché il nostro mentor è stato Mauro Mario Mariani, che è un opinionista nutrizionista del TG1, e il quale è venuto e ha incantato la folla proprio con queste sue idee, che non sono innovatrici ma sono quelle che riguardano un po' i nostri nonni, e con la dieta che facevano i nostri nonni quando non avevano la carne tutti i giorni o cose che purtroppo però dopo danno cattivi risultati. Io volevo ritornare però, io sono del club di Ascoli, sono qui perché sono stato un po' il padrino di questo club, in quanto 3 anni fa, radunando 21 amici della zona, per la mia attività professionale vengo spesso in zona, abbiamo pensato di creare un club. È stato abbastanza complesso perché qui la realtà è di 14-15 comuni, di tutta la vallata Valdaso, però alla fine ci siamo riusciti, ecco, anche soprattutto perché abbiamo avuto degli ottimi presidenti. Quest'anno abbiamo il migliore in assoluto, perché ha idee veramente notevoli e si è aperto veramente alla cittadinanza. Ecco, vedo tanti sindaci qui della vallata che sono intervenuti, e quindi faccio un plauso, e soprattutto poi, ecco, vedere che stasera premiamo dei ragazzi che sono il nostro futuro, questa è una cosa positiva veramente. I Lions sono nati nel secolo scorso, all'inizio del secolo scorso. Una delle prime loro caratteristiche è stata la lotta contro la cecità.
È nostro l'idea del bastone bianco, è nostra l'idea dei cani accompagnatori per i ciechi e è nostra la SOSAN che si occupa di cecità e di operazioni a livello mondiale agli occhi con la raccolta degli occhiali usati. Quindi noi operiamo e distribuiamo occhiali usati riciclati per il bene di tutti i bisognosi. In particolare abbiamo creato questo club nella Valdaso perché era una zona scoperta. Noi viviamo qui. La Valdaso è una è un centro molto potenziale per fare tante cose e in effetti era spoglio. Noi facciamo cultura e elevazione del territorio per migliorare le nostre condizioni sociali. Abbiamo qui la past governatrice che si è occupata del distretto Marche, Abruzzo, Molise e Romagna. Orgogliosa di essere qui in una serata di questo genere in cui ci sono cinque nuovi soci e in cui si festeggiano anche i disegni dei bambini per la pace. Sì, grazie, esattamente così, è una serata veramente speciale questa perché proprio racchiude l'essenza dell'aionismo. Questo club è nato proprio quando io ero governatore, quindi diciamo che l'ho tenuto a battesimo ed è un club di vallata perché ha dei soci che appartengono ai vari centri di questa vallata. Il presidente di quest'anno ha avuto la felice intuizione di dislocare le varie iniziative, dislocare nei vari centri, quindi questo è uno di quelle serate che vede appunto protagonista Altidona ed è sicuramente un motivo per arricchire, no? il club, arricchire di persone, perché poi questa sera entreranno, come diceva lei, questi nuovi soci e Carla ce ne parlerà più approfonditamente. Carla Cifola, che si occupa delle nuove affiliazioni ai Lions, una domanda viene d'obbligo: in questo periodo di crisi per l'associazionismo come sta andando per voi invece? Beh, come ha detto lei, l'associazionismo è senz'altro molto in crisi in questo periodo, però noi reggiamo bene soprattutto grazie alla qualità del servizio dei club sul territorio, perché come diceva Giulietta noi operiamo a diversi livelli, quindi nel territorio, a livello distrettuale nelle regioni che lei ha nominato, a livello nazionale e anche oltre a livello internazionale, ma la nostra cellula è proprio il club, è il club che opera, che serve nell'area nella quale lui sta e chiaramente in quell'area fa proselitismo, nel senso che arruola nuove persone che comunque si affezionano al lavoro che nel club viene fatto. Questo club di Valdaso quest'anno è attivo in modo particolare, sta facendo delle iniziative bellissime, tanto è vero che sta crescendo molto anche come numero. Diciamo anche che il club di Valdaso è un club giovane perché è nato quando appunto era governatrice Giulietta. Perché oggi una persona che vuole impegnarsi dovrebbe scegliere di iscriversi e frequentare i Lions? Perché da soli, come diceva il nostro fondatore Melvin Jones, non si va da nessuna parte. È insieme che si riesce a fare qualche cosa di incisivo per gli altri, che si riesce a organizzare, agire e ottenere dei risultati sul territorio e fuori del territorio. Sappiamo che l'unione fa la forza. L'unione significa progettualità, significa capacità di intervento, significa, come dicevo prima, risultati. Perché i Lions? Perché i Lions è la più grande organizzazione a livello di servizio al mondo, tant'è vero che è l'unica ad avere un seggio all'ONU, questo significa che comunque nei suoi anni di vita si è fatto veramente valere ed apprezzare. Basti pensare che Bill Gates ci ha scelto come co-partner per un grande service internazionale che è la vaccinazione di tutti i bimbi del mondo contro il morbillo.